mister Stincone e tecnico dell'Ardor Razzate. Mister, pareggio che di fatto vi regala quindi la salvezza. Quanto è stato importante il gol di Marioli? Sicuramente importante, anche se a vedere gli altri risultati, paradossalmente, anche se non avessimo pareggiato la partita, saremmo stati comunque a posto, ma ha fatto un gol importante e viste le ultime settimane che ha vissuto se lo merita e lo ringrazio. Ecco, avete meritato sul campo la salvezza perché avete offerto davvero tante buone prestazioni, anche se non sempre poi è arrivato il risultato come alla fine oggi che il punto è arrivato, però possiamo dire che i 90 minuti di oggi rappresentano un po' la vostra stagione, ovvero una grande partita, spesso è andata così con grandi prestazioni, però non sempre poi alla fine arrivano vittorie che meritavate. Non è sbagliato quello che dici, anzi, anche se secondo me ci sono queste altre partite dove abbiamo sicuramente fatto una prestazione migliore rispetto a quella che abbiamo fatto oggi, e comunque nonostante tutto non meritava di conoscere la sconfitta. Il nostro è un campionato particolare, di alti e bassi, nato con dei presupposti particolari, nel senso che questo era un anno per noi di costruzione, dove c'era stato chiesto un obiettivo e l'abbiamo ottenuto, anche se con qualche patema di troppo, visto quello che è il lavoro che i ragazzi hanno fatto, che lo staff ha fatto e, come accennavi tu, anche le prestazioni che siamo riusciti a fare, soprattutto dico la verità, con le squadre davanti a noi. Paradossalmente abbiamo fatto meglio con quelle che non quelle che sono oggi dietro di noi. E il fatto di essere un gruppo nuovo probabilmente l'abbiamo pagato all'inizio, anzi senza probabilmente, nel senso che quanto di buono la squadra faceva in settimana, all'inizio non riuscivamo a trasferirlo poi in campo con prestazioni fatte sulla base delle partite preparate. Poi grazie principalmente alla loro disponibilità, io di questo veramente devo dire grazie, alle loro qualità, perché è innegabile che poi servono principalmente le qualità dei ragazzi, e un po' di pazienza da parte di tutti. Siamo riusciti a tirarci fuori, a viaggiare per tante partite a una media buona, nel senso che noi a diverse partite abbiamo viaggiato quasi a 1.92, che è la media più da playoff che da zona salvezza. Ci ha permesso di fare probabilmente fino alla partita con la Solbetese un campionato dove abbiamo avuto anche un po' l'ambizione per certi versi di guardare più sopra che dietro, ed è normale che sia così, perché quando giri a 3 punti dei playoff e a moderatamente tranquillo rispetto a dietro, è giusto anche che, viste le qualità dei ragazzi, si provasse a fare qualcosa in più, a fare un salto di qualità. Per la verità, e poi chiudo, la mia squadra, tutti quanti noi quest'anno, quando siamo stati messi spalle al muro, abbiamo sentito un colpo di reni, sintomo del fatto che ho lavorato con ragazzi che hanno carattere. Purtroppo quando c'era da fare un salto di qualità, numeri alla mano, partite alla mano, non siamo riusciti a dare un colpo di coda, e paradossalmente abbiamo dovuto vivere le ultime 6 o 7 giornate dovendo guardarci dietro anziché continuare a guardarci davanti. Perfetto mister, tanti complimenti per una salvezza davvero meritata, in bocca al lupo per la prossima partita a Voghera per chiudere al meglio il campionato. Grazie mille. Eccoci qua con mister Fiorito, tecnico della Vergetese. Mister, naturalmente tanta l'amarezza dopo che eravate arrivati al 90esimo in vantaggio per 1-0, dopo aver comunque giocato una partita alla pari dell'Ardor, gol purtroppo pesante degli avversari, adesso vi giocate tutto all'ultima giornata. Sì, sicuramente, per come è andata la partita sicuramente magari un pari poteva anche starci, però prenderlo a 2 minuti dalla fine fa male, brucia ancora di più, però il calcio è questo. Allora ha fatto 20 minuti bene, i primi 20 minuti, poi siamo venuti fuori, abbiamo secondo me giocato alla pari con una squadra molto forte, è chiaro che poi dopo va in vantaggio e spede di portarla fino alla fine, però poi su questa situazione qua siamo usciti male, su una palla scaricata dietro si è uscito male e purtroppo Marioli era là, non so per quale motivo, e l'ha messa dentro, purtroppo così. Però comunque la prestazione sicuramente è stata più che buona, e giocando così anche l'ultima non dovresti incontrare troppi problemi. Io sono molto fiducioso, perché comunque adesso è chiaro che dobbiamo giocarci l'ultima partita, però fino adesso questa squadra l'ha sempre fatto strabene, quindi io sono abbastanza sereno. Poi è chiaro che l'ultima partita è complicata, perché
le situazioni, le motivazioni, la paura, certo. Potrebbero giocare dei brutti scherzi, però sicuramente noi in questo momento comunque ci dobbiamo godere questo punto, anche se non ci serve o non ci basta, ecco. Siamo stati fino a 2 minuti alla fine fuori da tutto e purtroppo è andata così. E bene, mister, in bocca al lupo e niente, appunto, tanta buona fortuna per la prossima partita cruciale. Grazie, crepi il lupo e grazie, speriamo che sia la partita per festeggiare. Assolutamente. Grazie, mister. Grazie a te. Siamo qui con Matteo Principe, bomber del Pavia, assente per infortunio. Prima di tutto, come stai, Matteo? Tutto bene, grazie, sono in ripresa. Tutto bene, sono in ripresa. E per i playoff ce la facciamo rientrare? Sì, in teoria il mio rientro dovrebbe essere domenica per essere a disposizione di tutti. Come hai visto, ragazzi, oggi in campo? Bene, bene, stiamo facendo un ottimo primo tempo, ora dobbiamo vincere. Grazie mille, in bocca al lupo. Prego, grazie.